tempo perfetto, è il momento ideale quasi. Papà, un'altra moto? L'hai comprata? No. Tu hai detto che comprare una moto. No, Gabri, non esattamente come pensi. Non abbiamo aggiunto un'altra moto al nostro garage, ma la Harley Davidson Pan America adesso è disponibile anche in locazione a lungo termine. E così appunto l'abbiamo disponibile adesso per noi, per farci un giretto. Sai, poi è tutto coperto, RCA, cambio gomme, insomma, puoi averla esattamente come se fosse tua, entrare anche nel mondo Harley Davidson. Infatti volevo farci un giretto adesso. Come volevamo? Vuoi venire anche tu? Certo. 5 minuti, bello. Perché è una cosa breve. 5 minuti. Dai, prendi casco e giacca e andiamo. Andiamo. La Harley Davidson Pan America è la moto che ho, anzi abbiamo, scelto per questo itinerario che ci porterà intorno all'Etna. C'è un gusto particolare nel percorrere queste strade battute magari già decine e decine di volte, ma che in una giornata d'autunno e con una compagnia veramente speciale diventano un fantastico pretesto per fare un giro di pochi minuti. Benone, Gabri, siamo arrivati. Da una parte la quota 1000, dall'altra l'altra strada che sale verso l'Etna, la Mare Neve. Il tempo non è tantissimo, ti avevo detto 5 minuti. Quale vuoi fare e poi torniamo a casa? Papà, dai, facciamo la Mare Neve, una strada famosa, una strada che tutti quanti vogliamo percorrere in moto. Facciamo anche noi. Ottima idea. Facciamo questa e poi... Va bene, papà. Vabbè, andiamo, dai. La Maxi Enduro di Harley Davidson è una moto perfetta per itinerari di questo genere. Il suo motore bicilindrico a V da 1250 centimetri cubi con fasatura variabile ha ben 152 cavalli, ma erogati con grande dolcezza. Certo, se superate 5000 giri la progressione è veramente entusiasmante e si arriva a velocità proibite in un batter d'occhio, ma in ogni caso, e grazie alla raffinata gestione elettronica, è possibile adattare la Pan America al proprio stile di guida e al percorso. Come in questo caso, dove attraversiamo strade di ogni tipo, non sempre in perfetto stato, nelle quali le sospensioni semiattive di cui è dotata la versione special danno veramente un grande contributo alla massima stabilità, al comfort e in definitiva alla sicurezza di guida, grazie anche alla variazione adattiva dell'altezza della sella che rende facile, anche per me che non sono un gigante, poggiare i piedi a terra nelle soste. L'Etna riserva sempre delle sorprese. Puoi fare mille volte la strada che da Lingua Glossa porta su verso la vetta del vulcano e restare costantemente sopraffatto dalla bellezza aspra del suo paesaggio, dai colori che cambiano continuamente e viene voglia di non fermarsi praticamente mai. La Mare Neve è lunga, se la percorri tutta salti da un lato all'altro dell'Etna. Noi scegliamo di tornare indietro anche perché non è che abbiamo tutto il giorno a disposizione. Com'era la Mare Neve? Gabi, la Mare Neve è una strada straordinaria sotto ogni punto di vista. Scenari, paesaggi, curve, da fare ovviamente sempre rispettando i limiti del buonsenso. Però vabbè, sono contento che ti sei divertito, che ti sia piaciuta anche la Pan America. Adesso torniamo ovviamente a casa. Non torniamo, andiamo a fare la quota 1000. Gabi, avevamo detto 5 minuti. 5 minuti, dai. La quota 1000? La quota 1000. 5 minuti, eh? 5. Dai. La scelta della Pan America non è stata casuale. La sua personalità estetica inconfondibilmente Harley Davidson è decisamente unica e poi aggiunge anche il fascino di essere la prima maxi enduro della casa americana.
Non è la prima volta che ci salgo in sella e anche adesso non posso che apprezzare il grande equilibrio ciclistico e la facilità con la quale una moto da 253 kg in ordine di marcia danza tra le curve, divertendo il pilota e permettendo di togliersi delle belle soddisfazioni nei percorsi guidati, ma anche di rilassarsi e di godersi il panorama e un itinerario per me peculiare, con sulla sella posteriore uno spilungone di 20 anni che cerca di spostare sempre più in là il momento di tornare a casa. Gabri, abbiamo fatto veramente un po' di strada per oggi. Papà, abbiamo fatto il giro di tutta l'Etna. Siamo stati sulla Mareneve, sulla strada quota 1000, ora siamo giunti fino a Randazzo, vero? Esatto, questa qua è Randazzo. Guarda, a questo punto colgo l'occasione per farti vedere l'Etna da una prospettiva dalla quale io credo tu non l'abbia vista tanto facilmente. Vuoi? Andiamo. Andiamo. Il bello di vivere attorno al vulcano è che gli spazi diventano immensi, ma la montagna, così da chiamiamo noi siciliani, rimane il perno visuale di tutto. Si passa Randazzo e ci si dirige verso i Nebrodi per vedere l'Etna da una prospettiva diversa per chi l'ha sempre vista dalla costa. Uno spettacolo meraviglioso che merita una sosta in più, anche perché siamo quasi al tramonto. L'Etna Randazzo, questa è la strada statale 116. Se mai tu volessi tornarci per i fatti tuoi con la tua moto, alle nostre spalle ci sono i Nebrodi. Amici di Moto.it, benvenuti, o anzi bentornati un'altra volta al nostro Moto Festival e bentornati anche in sella alla Harley Davidson Pan America 1250 Special che ci ha portato fino a qui, in questo itinerario che abbiamo voluto fare da casa nostra, io e Gabriele, per, come dire, attraversare alcune delle strade che ci piacciono di più, che dal punto di vista motociclistico sono non soltanto molto molto portate di mano per chi per esempio parte da Catania, da qualche zona limite, ma sono anche estremamente divertenti e scenografiche. Come vedete, anzi come avete visto, abbiamo fatto la Mareneve, classica strada dei motociclisti che tutti i siciliani e forse qualcun altro ancora conosce molto bene, tutti i motociclisti, anzi i siciliani conoscono molto bene. Abbiamo fatto la quota 1000, che è quella strada che quasi fa il periplo dell'Etna e che arriva fino al paese che vedete alle mie spalle, che si chiama Randazzo, un posto bellissimo e che ci dà anche la possibilità di avere una vista sull'Etna, secondo me veramente straordinaria. E questa è la strada statale 116, ci porterebbe fino ai Nebrodi, cioè fino all'altra parte della Sicilia, e potremmo veramente fare tantissime curve e divertirci tanto. 1250 centimetri cubi, 152 cavalli, la distribuzione a fasatura variabile per una delle motociclette che è stata e continua ad essere ovviamente disruptive in campo di Harley Davidson. La prima Max Enduro di Harley Davidson, che quando è uscita ormai un paio d'anni fa, ha veramente rotto gli schemi per la casa americana e che ha subito immediatamente centrato l'obiettivo con una Max Enduro, con una Venture facile da guidare, molto sicura, molto divertente sia nel misto che anche nelle parti in fuoristrada. La Harley Davidson Pan America costa 19.600 euro. Questa versione, la versione S, la versione Special con sospensione insieme attive e tanto altro, ma ovviamente come vi ho detto all'inizio di questo video si può avere anche con la locazione a lungo termine.
ma mi viene adesso da chiedermi com'è per il secondo, perché chi sta davanti si diverte tanto, chi è che dietro vorrei saperlo proprio da lui, dallo spilungone. Vieni qua Gabriele. Abbiamo fatto un giro veramente grande, non sono stati quei pochi minuti che pensavamo, ma ne valse la pena. Voglio chiederti come ti sei trovato come passeggero, tu che tra l'altro sei alto 1,85 m, forse anche qualche millimetro in più, come ti sei trovato come passeggero su questo sellone della Panamerica? Appunto, la sella è molto ampia, molto comoda, soprattutto perché è abbastanza sostenuta ma anche abbastanza confortevole, quindi anche per tanti chilometri, per i tanti chilometri che abbiamo fatto, è molto molto comodo, non si affonda e dà il giusto sostegno. Bene, sono contento. Le pedane come hai trovato? Sono lontane, sono vicine? Le pedane sono alla distanza giusta anche per me, che infatti insomma, non che... sono alto come te. Grazie. Che... Benissimo. Bene, a questo punto ragazzi, cosa devo dirvi? Che abbiamo fatto la Mare Neve, abbiamo fatto la quota 1000, un bel pezzo della 116 in 5 minuti? Sì. Mm-hmm.